causa molto probabilmente del disservizio di aria che ricordo essere Tiziana, per chi non avesse seguito questa epopea, la partecipata di Regione Lombardia al 100% che si occupa delle prenotazioni per le vaccinazioni. CD ha azzerato da una settimana, ma di fatto ancora queste prenotazioni non sono ripartite nella giusta maniera e si stanno registrando disservizi in tutta la regione. L'ultimo è quello proprio a Verano Brianza, ma io sono in compagnia del sindaco Massimiliano Chiolo, che insomma sta portando avanti la sua battaglia perché giustamente vuole vedere vaccinata la sua popolazione. Ora, se ci ripercorre lei quello che è successo e come state vivendo la situazione, perché insomma il 50% in meno della possibilità delle vaccinazioni in un polo vaccinale che funziona, e questo va sottolineato. Sì, certo, il polo vaccinale funziona perché è nato dalla collaborazione tra il Policlinico di Monza, che è un'azienda ospedaliera privata che ha la sede anche a Verano Brianza, e il Comune. Il Comune ha affidato la gestione del centro al Policlinico e quindi insieme dal 9 di marzo, dall'8 marzo, la festa della donna, si sono cominciate le vaccinazioni al ritmo di 400-500 al giorno. Non certamente solo per Verano, anzi per tutta la provincia. Ma poi perché si sono interrotte, sono arrivati gli insegnanti, sindaco? Si sono interrotte perché a un certo punto sono arrivate meno prenotazioni da parte del servizio di aria. Quindi a un certo punto sono arrivati al sabato sera, le prenotazioni per sabato e domenica scorsa, un centinaio di persone, sono state chiamate tutte il sabato mattina, vaccinate tutte insieme, dopodiché non c'erano più pazienti da vaccinare. E quindi si è deciso la chiusura parziale in attesa dell'arrivo di altri. Cioè, per farlo capire a chi ci segue tutti da casa. Tutti quelli che erano nella lista. Ho capito, cittadini sono stati tutti vaccinati? Non credo. Quindi c'è un problema, voi avete i vaccini, avete il centro, avete tutto, e però non si vaccina perché qualcuno non fa le liste? E questo è il punto? Infatti io ho chiesto la possibilità di poter vaccinare gli anziani ultra ottantenni e mi è stato risposto che sono inviati dall'agenzia che fa gli invii, le prenotazioni, nelle sedi in cui ritengono opportuno, e spesso sono lontane dalla nostra. Sono delle signore che si lamentano perché dicono: dobbiamo andare a vaccinarci, dalla sera alla mattina mi dicono di andare a 60 km da qui. Beh, insomma, 60 km oppure sindaco, a Monza. Ma oppure, voi i vaccini fisicamente sono costrette a rinunciare. Ce li avete nel centro vaccinale? Certo che li abbiamo, ne abbiamo diverse centinaia. Sabato ce n'erano circa 1000 a disposizione, AstraZeneca. E però non c'è la lista con i nomi e quindi voi non potete vaccinare. No, mi scusi sindaco, ma voglio coinvolgere anche i miei ospiti. Non c'era la lista? Sì, non c'era la lista, sto parlando di sabato e quindi per il weekend. E adesso c'è una lista ridotta e anche qui aspettiamo che la completino. No, vabbè, aspetti.